Ci sono già polemiche sul mancato finanziamento della scuola Paolotti. Paolotti. Sì, in effetti con il plesso Paolotti sembra che sia una scuola che difficilmente riesce ad avere la strada spianata, perché conosciamo tutti, è inutile che torniamo indietro a quello che è stato l'iter riguardante la scuola Paolotti, perché abbiamo provato a intraprendere una strada completamente diversa da quella che stiamo percorrendo adesso, e anche là. Dopo, ricordate che c'era la ditta che ha eseguito buona parte dei lavori, circa la metà dei lavori, poi è venuto fuori la questione del giunto tecnico e si è un pochettino bloccata quella procedura con la ditta ancora sul posto, tanto che siamo giunti poi alla rescissione del contratto, è inutile quindi ripercorrere tutto l'iter. Poi intraprendiamo la strada di un nuovo finanziamento che ammonta circa 3 milioni di euro e anche qua sono sorti dei problemi, questi penso a cui vi riferite, questi degli ultimi giorni. In effetti è un problema solo che non ha fondamenta, un po' come il plesso Morello, quando siamo dovuti intervenire con un legale perché abbiamo dovuto fare ricorso, anche qua stiamo facendo ricorso perché in effetti il progetto della scuola Paolotti è stato non escluso, è stato ammesso, quindi il progetto va bene, ma è stato escluso perché abbiamo avuto assegnato un punteggio di 45 punti quando l'ultimo progetto finanziato ha quella scuola a 47 punti. In effetti noi non ci sono stati conteggiati 5 punti che sono quelli che vengono attribuiti alle aree interne. Il comune di Bagnara è inserito tra le aree interne, quindi noi stiamo facendo questo ricorso per dire che essendo comune interno ci devono assegnare altri 5 punti e i 50, e i 45 che abbiamo arriviamo a 50 e quindi il progetto che ripeto. Il progetto è stato approvato, è stato escluso perché per mancanza di fondi e comunque l'ultimo ha 47 punti. Se noi aggiungiamo che praticamente vanno in automatico questi 5 punti perché non li hanno considerati, ma il comune di Bagnara è inserito tra le aree interne, quindi li prende questi 5 punti con un semplice ricorso. Quindi questa è la strada che stiamo intraprendendo, che vogliamo percorrere.